Sia lodato Gesù e Maria. Sempre sia lodato. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, culmine e chiusura dell'anno liturgico, una solennità molto importante e che ci invita a riflettere sul ruolo che il nostro Signore ha nella nostra vita. Oggi contempliamo Gesù come Re dell'Universo certamente, ma soprattutto, come accennavo ieri sera, il luogo, il campo di dominio gradito al Signore sono le nostre anime. Però la caratteristica del suo regno è che Gesù non regna e non domina su nessun'anima, a meno che questa liberamente, volontariamente, coscientemente e spontaneamente, serenamente lo riconosca come tale e gli chieda di regnare dentro di sé. Il regno di Gesù è un regno di libertà. Ora, domanda: secondo voi Gesù ora sta regnando sui cuori della maggioranza degli esseri umani? Sì o no? Non lo so che cosa pensate voi, insomma, quindi. E se non regna Gesù nei cuori, che succede? Nel Vangelo di San Giovanni Gesù ci annuncia, e noi dobbiamo confrontarci con questo annuncio, dobbiamo chiederci se ci crediamo o se non ci crediamo, e poi dobbiamo anche vedere il nostro cuore da che parte pende. Gesù dice che è venuto sulla terra perché sulla terra, prima della sua venuta e della sua opera, regnava qualcun altro, non un regno come quello di Gesù, un regno di libertà, un regno sentito un dire di giustizia, di amore, di pace, di santità, di grazia, di verità, di vita, ma un regno di menzogna, di morte, di peccato, di schiavitù, di ingiustizia, di odio e di guerra. Conosciamo questo regno perché purtroppo non è proprio del tutto debellato. È il regno di colui che la Sacra Scrittura chiama Satana, l'avversario. E Gesù, e qui il fondatore dell'ordine religioso di cui non dimentichiamo l'altro Papa Francesco, il gesuita, Sant'Ignazio di Loyola, nei suoi scritti dice chiaramente: noi dobbiamo fare una scelta, perché sulla terra ci sono solo due re, ce ne sono due purtroppo, uno è Gesù Cristo e l'altro è il diavolo, e noi dobbiamo scegliere sotto quale milizia vogliamo schierarci, a quale regno vogliamo appartenere, tenendo presente che se uno non fa una scelta forte, chiara e determinata per Gesù Cristo, anche se non lo sa, anche se non ci crede, anche se non vorrebbe, deve prendere atto che quasi certamente, e dico quasi per usare un eufemismo, sta sotto il regno di qualcun altro. Capite? Questo qualcun altro non ti chiede il permesso di entrare, no, no, quello sfonda le porte a differenza di nostro Signore, capite? Poi non ti lascia libero, capite? Io dico sempre anche ai ragazzi, dico, nostro Signore ci lascia liberissimi. Io stamattina sono sceso, mi sono messo a pregare e mi sto celebrando la messa, giusto? Ma se stamattina mi impazzivo e dico, oggi non vado a celebrare la messa, si arrangiassero gli abitanti, me ne vado al mare a fare una passeggiata sotto l'acqua. Certo, non è una cosa fatta bene, poi avrebbe chiamato il vescovo, mi avrebbe detto, non ha, senti bene, ma io potevo farlo, no? Che mi ha messo le catene il nostro Signore, cioè, capite? Cioè io quello che ogni giorno faccio anche per amore di Gesù sono libero di farlo. Il regno di Gesù è fatto così. Se tu passi dalla parte di qualcun altro, ti mette il cappio al collo e ti mette le catene al collo, tu non sei così tanto libero di svincolarti dalle sue grinfie. Questo l'esperienza ce lo insegna, no? Ecco, allora, il problema grosso di oggi è: io da che parte sto? E questo ce ne accorgiamo semplicissimamente. Sapete come si fa a capire da che parte stai? Guarda come stai. Come stai dentro interiormente? Ripeto, sentiremo dire che le caratteristiche principali di questo regno, le due più importanti, guardate, sono la pace e l'amore. La pace profonda, capite? Su questo noi non ci abbiamo dubbi. La pace profonda è
alterata in maniera grave dall'ansia, dalla disperazione, dall'angoscia, dal turbamento, dall'ira, dalla facilità ad alterarsi, a arrabbiarsi, dall'inquietudine. Se queste cose nella nostra anima non ci stanno, buon segno. Se si sente una pace profonda, buon segno. E poi l'amore. L'amore nei confronti di Dio e l'amore nei confronti del prossimo. Questa è stata la vita di Gesù. Questo sono in due parole. Ricordate qualche domenica fa, no? Quando ha chiesto a Gesù qual è il più grande comandamento? Fa facilissimo. Amare il Signore di Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, il prossimo come te stesso. Ci sono queste cose in te oppure no? Abbiamo un amore profondo nei confronti di Gesù. Durante la veglia che abbiamo fatto questa notte, c'è qualcuno qui presente che ha partecipato, c'era un passo bellissimo dove Gesù faceva proprio capire come la quintessenza della vita con Lui è una vita di amore profondissimo, grande, personale, verso di Lui e inevitabilmente verso il prossimo. Se io sto in situazioni, per esempio, di odio, perché non parlo con qualcuno, di inimicizia, di rancori, di vendette, o semplicemente di antipatie consentite, d'accordo, di discordia, di discomunione, io non vivo nel regno di Dio. Possiamo proprio stare tranquilli, Ci abbiamo il caro Paolo Francesco che in continuazione ci pungola santamente su queste cose, no? Allora, Gesù nel Padre nostro, se ci avete fatto caso, sono 2000 anni, che cosa ci ha messo in bocca? Noi non ci pensiamo tante volte, no? Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, qualcosa chiediamo. Venga. Venga il tuo regno. Dove il tuo regno? In me, anzitutto, perché mica posso essere certo che Gesù regna nel mio cuore, Non posso mica essere tanto sicuro. Abbiamo visto prima, devo verificare. Alla luce, capite, dai frutti, dice Gesù, si riconoscerà, però regna Gesù, controlla anzitutto l'amore e la pace. Verifica. Se questo c'è, ci siamo. Certamente poi è un regno che si dilata sempre di più, no? Cioè Gesù regna sempre di più nella nostra anima a seconda di quanto la nostra anima raggiunge anche la perfezione dell'amore. Capite? Ci sono dei gradi differenti. E più vai avanti verso la perfezione, e più quella pace profonda la senti sempre di più nel cuore, e più quell'amore profondo lo senti sempre di più nel cuore, e più ti senti realmente felice. Un altro modo per verificare se uno sta nel regno di Dio è questa risposta a questa domanda, ma senza pensarci, capite? Perché la prima risposta sono risposte che si danno a gente. Abbruciami, sei felice? Se tu rispondi sì, tantissimo, d'accordo. Bene, se la risposta è no, ancora non stiamo dando il regno di Dio. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, comincia così in terra. Cosa vuol dire il regno di Gesù? Significa che gradualmente io arrivo a vivere in tale e tanta uniformità con quello che Gesù vuole e mi insegna, che chiaramente devo conoscere, capite? Altra domanda da farci. Ma se venisse una persona da te tante volte, l'ho detto, non lo ripeterò ancora, ti dice, senti, ma voglio riavvicinare un po' alla Chiesa, voglio cominciare un po' di vita cristiana. In 5 minuti mi dici come si fa? Che significa essere cristiano? Che significa vivere da cristiano? Tu che gli rispondi? Un punto interrogativo. Perché dobbiamo sapere prima noi. Se voglio fare la volontà di Gesù, è chiaro che la volontà di Gesù la devo conoscere. Sono io in grado di discernere nelle situazioni quotidiane di vita, anche molto terra a terra, guardate che la santità è fare delle piccole cose. Qual è la volontà di Gesù? Alla luce dei principi generali che lui ci insegna nel Vangelo, sono capace di dirlo? Perché se no, perché vuol dire che il problema allora sta un pochino indietro, perché se questo non so rispondere, vuol dire che devo crescere nella conoscenza di Gesù e della sua volontà, valorizzando tutte le possibilità che la grazia di Dio e la sua misericordia, e non manca di farlo con nessuno, mi mette dinanzi qui, ora e oggi. Se questo non lo faccio, è chiaro che Gesù, lo mi dice ieri sera, se c'è una cosa che non farà mai, voi sapete che Dio è un grande mistero, noi non possiamo presumere di capire quello che Dio fa, ma su una cosa è sicura. Sapete cosa è che Dio non farà mai?
non sfonderà mai nessuna porta di cuore, mai, non farà mai nessuna cosa a te contro la tua volontà, mai. E guardatevi il rischio che si prende il nostro Signore, brutta cosa, perché il regno dell'Anticristo finisce nell'inferno, dove c'è dal suo compimento, capite? E pur di non sfondare nessuna porta, Gesù rischia che la nostra sciocchezza, la nostra stupidità, la nostra pertinacia ci porti in quel mondo, capite? Allora, io concludo, mi permetto di dire ai miei cari, io ho quasi 50 anni ormai, perché mi sento sempre un ragazzino, però qua molto lontano. Comincio ad averci quasi una quindicina d'anni di sacerdozio. Quindi vuol dire che comincia piano piano a comparire un minimo, tanto così, di quella che si chiama saggezza, spero anche sapienza, che deriva anche dall'esperienza di vita. Quando uno è giovane ce n'ha un pochino di meno. Sapete qual è una cosa da cui dobbiamo guardarci come dalla peste bubonica? La cosa più pericolosa, a mio avviso, che possa capitarci, una mente e un cuore chiusi, non flessibili, non aperti, che non si mettono in discussione, che si pensano di stare nel giusto e pensano che tutto sommato la vita va bene, io sto già a posto, sono già un bravo cristiano, sono già una brava persona, non c'è niente da cambiare. Questo atteggiamento, e se ascoltate bene le prediche molto brevi e molto incisive di Papa Francesco, stanno quasi tutte su questo punto qui, è una delle cose più pericolose che esistono, perché se tu metti questo muro, nostro Signore non lo sfonda e tu gli impedisci di entrare dentro di te, gli impedisci di parlare al tuo cuore, gli impedisci di venire a regnare nella tua anima, nonostante il fatto che tu possa anche illuderti che sì, che lui è il mio Dio, che lui regna, che io sono un bravo cristiano, eccetera, eccetera, eccetera. Vi prego, che devo dire quasi in ginocchio, non come dire, San Paolo direbbe non con l'autorità di apostolo, ma veramente come fratello e come padre in senso buono, non fate mai così. E se scoprite questa disposizione nel cuore, chiedo al Signore, dammi un cuore umile, un cuore che ascolti, un cuore che sappia mettersi in discussione, un cuore che non si pensi che non c'è niente da correggere, niente in cui crescere, niente in cui migliorare, ma veramente, perché poi a chiacchiere lo diciamo tutti quanti, sì, io ho tanti difetti, poi in pratica, tu dici, uno dice, ho tanti difetti, tu dici, quali? Vediamo se riesce a dargli nome e cognome, difficile, capite? In generale, sicuramente, tanti difetti, nessuno è santo, nessuno è perfetto, lo diciamo tutti quanti, proprio quando? Cosa c'è? Queste sono cose che devono essere verificate anzitutto nel nostro cuore. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a spalancare, come diceva San Giovanni Paolo II, le porte del nostro cuore a Cristo, perché Lui viene tanto quanto le nostre porte si aprono nella verità e nella sincerità. Gesù non viene a giudicare, non viene a mortificare, non viene a condannare, viene ad accogliere, a fare proprio e a farti crescere, dolcemente e con tutta la misericordia non è possibile. Ecco, l'unico limite è il cuore e la mente chiusa. Dio ci scampi da tanta sciagura. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.